L'uomo è un mendicante che crede di essere un re. È il titolo del libro scritto in carcere dall'ex presidente della regione Sicilia, Toto Cuffaro, presentato ieri al Teatro Eschilo nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla libreria Mondadori. Cuffaro ha spiegato i motivi che lo hanno indotto a scrivere il saggio. Nello stesso momento in cui le porte del carcere si chiudevano nelle mie spalle, ho capito che era cambiata la mia vita, ma che era cambiato l'uomo, nel senso che da uomo ero diventato Tota Pig, che è una metafora, ma dà il senso di come oggi lo Stato, prima, e poi purtroppo anche la società, considera i detenuti. Considera che siano dei corpi, sino a quando lo Stato e la società non riuscirà a capire che il carcere non contiene dei corpi, ma dentro ci sono delle anime, io credo che sarà difficile risolvere il problema di umanizzare le nostre carceri. Io mi sono convinto che la politica non farà nulla sino a quando questo grido di umanità non venga dalla società. Cuffaro ha detto di aver commesso tanti errori nella sua vita, ma mai quello di aver favorito la mafia. Ho la certezza di non aver mai voluto favorire la mafia, di questo ne ho l'intima convinzione culturale prima che giudiziaria. Non credo che ci sia stata una volontà specifica nel colpirmi da parte della magistratura. Credo che purtroppo ci sono state delle condizioni diverse che intorno a me, durante tutto il tempo, mi abbiano voluto dipingere, probabilmente in una maniera totalmente diversa, qual è il mio carattere, qual è la mia storia, qual è la mia vita. Poi un breve accenno alla politica. Quelli che votavano per me adesso votano tutti i partiti, ma la maggior parte di quelli adesso vota il PD, se non altro perché è il PD che prende i voti che prima prendevo io. In Sicilia, come altrove, la classe dirigente si sposta insieme ai voti. Questa politica è ipocrita perché questa politica non ha il coraggio di prendersi le sue responsabilità e di dire all'interno e fuori dai partiti quello che pensa e quello che vuole. Aspetta che ci sia qualcuno che lo dica per mondare una polemica. Mi dispiace che qualcuno abbia voluto vederci una retrospettiva che non c'è, vi assicuro che non c'è, soprattutto che qualcuno pensi che io voglia tornare in politica, perché è l'unica cosa certa che non farò. Le chiedo il giudizio sull'attuale governatore Crocetta. Cuffaro Non parlo più di politica. parla anche del suo futuro. Il 30 maggio vado in Burundi a fare il medico volontario nell'ospedale che da Presidente della Regione avevo fatto costruire con i soldi della solidarietà internazionale. Starò 6 mesi in Africa a organizzare quell'ospedale e a tentare di portare un pezzo di umanità siciliana in un posto dove credo ce ne sia di bisogno.